Para mí una alegría estar con vosotros en esta noche. Per me è un'allegrezza poter essere qui con voi questa sera. Tengo que decir como en todos los sitios digo. Devo dire come lo dico in tutti i luoghi che visito. O más bien pedir disculpas. O vi chiedo perdono. Por no poder saber hablar el italiano. Per non saper parlare italiano. Es un gran defecto de parte mía. È un grande difetto da parte mía. Pero, en fin, así es. Pero così è. Uno no puede ser tan listo como va para aprender tantos idiomas. E uno non può essere sempre pronto a imparare tante lingue. Gracias a mi hermano aquí. Grazie al mio fratello qui. Que él me está ayudando mucho en estos días. Sta aiutando in questi giorni para poder comunicar algo de la palabra de Dios. Per poter comunicare qualcosa della parola di Dio. Así que, como dije ayer, hay que escucharle a él, no a mí. Così che, come ho detto ieri, bisogna ascoltare lui, non io. Vamos a leer simplemente un texto en Hebreos capítulo 1. Andiamo a leggere semplicemente un testo nella Epistola agli Ebrei al capitolo primo. Y el versículo 13. Capítulo primero, y el versículo 13. Hebreos 1, 13. Sí. Hebreos 1, versículo 13. Y es necesario prestar mucha atención. Ed è necessario prestare molta attenzione. Porque aunque toda la Biblia es importante. Perché benché la Bibbia è tutta importante. Esto es uno de los textos realmente muy importantes de la Biblia. Questo in realtà è uno dei testi molto importanti della Bibbia. Ebrei 1, versetto 13, che dice: e a quale degli angeli disse egli mai: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per il scannello dei tuoi piedi? Non sono egli no tutti spiriti ministratori mandati a servire per amore di coloro che hanno da ereditare la salute? A qual de los ángeles dijo Dios jamás? A quale degli angeli disse Dio mai? Siéntate a mi diestra, siediti alla mia destra, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Finché io metta i tuoi nemici per scannello dei tuoi piedi. Estas noches pasadas, queste notti passate, hemos estado hablando un poquito. Siamo stati a parlare un poco sobre algunas porciones de Hebreos. Su alcune porzioni di questa epistola agli Ebrei. En Foggia y en San Severo. In Foggia e in San Severo. Y hemos estado recordando una cosa que tendremos que recordar de nuevo esta noche. E abbiamo ricordato qualcosa che torneremo a ricordare questa sera. Estábamos diciendo que esta epístola fue escrita. Stavamo dicendo che questa epistola è stata scritta a judíos que habían hecho una profesión de fe. A dei giudei che avevano fatto una professione di fede. En Jesucristo como Mesías. In Gesù Cristo come il Messia. Habían creído que Jesús, avevano creduto che Gesù, precisamente era ese Mesías, era precisamente lui questo Messia, del cual los grandes profetas de Israel, del quale i grandi profeti di Israele, habían hablado desde hace siglos atrás, avevano parlato da secoli e secoli indietro, esa maravillosa persona, e questa meravigliosa persona, que el pueblo de Israel había estado esperando siglos, che questa meravigliosa persona che il popolo di Israele aveva aspettato per secoli. Esa persona que los profetas decían, questa persona del quale i profeti dicevano, que un día entraría en el escenario de la historia de este mundo, un giorno sarebbe entrato nello scenario di questo mondo, para por fin librar al pueblo de Israel de todos sus enemigos, per liberare finalmente il popolo di Israele da tutti i suoi nemici. Restaurarles a esa posición de preeminencia entre las naciones e restaurarlo in quella posizione di preeminenza sopra le altre nazioni que los profetas habían prometido che i profeti avevano promesso y el pueblo de Israel esperaba el popolo di Israele stava appunto aspettando y no solamente esto e non soltanto questo este Mesías questo Messia iba a tomar las riendas del gobierno de este mundo avrebbe dovuto prendere in mano le briglie
del comando di questo mondo, governar sobre todas las naciones, e governare sopra tutte le nazioni, resolver todos los grandes problemas, risolvere tutti i grandi problemi económicos, políticos y sociales, economici, politici e sociali, que traen a las naciones por la calle de la amargura, che portano le nazioni sul margine dell'amarezza sempre, poner fin de una vez e mettere fine per sempre a todos los odios y las violencias, a tutti gli odi e le violenze, todas las injusticias, a tutte le ingiustizie, todas las miserias, a tutte le miserie de nuestro pobre mundo, del nostro povero mondo, y establecer aquí por fin, e stabilire finalmente qua giù, ese glorioso reino de los cielos, questo glorioso regno dei cieli, reino de justicia, regno di giustizia, de paz, regno di pace, y de buena voluntad entre todas las naciones, e di buona volontà fra tutte le nazioni. Esta era la visión de los profetas a Israel. Questa era la visione dei profeti di Israele. Señores, un día las cosas no seguirán como son ahora. Signori, le cose un giorno non continueranno a essere come sono ora. Dios va a mandar un Mesías a este mundo. Dio manderà un Messia in questo mondo. Y él va a resolver los grandes problemas. E lui risolverà i grandi problemi. El dominio será suyo. Il dominio sarà il suo. La economía será suya. L'economia sarà la sua. La riqueza será suya. La ricchezza sarà la sua. Y él y solo él. E lui e soltanto lui. Podrá resolver los grandes dilemas de nuestro mundo. Potrà risolvere i grandi dilemmi di questo nostro mondo. Esperanza del pueblo de Israel. Quella era la speranza del popolo di Israele. Y el mensaje del pueblo de Israel para el mundo. E anche era il messaggio del popolo di Israele per il mondo intero. Nosotros como creyentes no deberíamos de olvidar nunca. Noi credenti non dovremmo mai dimenticare. Que nuestro evangelio no es un evangelio pequeño. Che il nostro evangelio non è un piccolo evangelio. No tiene que ver simplemente con nuestro espíritu. Non ha soltanto a che fare col nostro spirito. Y el cielo. E il cielo. Y que un día Jesucristo viene. E che un giorno Gesucristo viene, verrà. Y nos va a llevar a la velocidad de luz al cielo. E ci porterà alla velocità della luce fino in cielo. Y después este mundo que vaya donde quiera. E poi che questo mondo sia abbandonato vada a finire dove vuole. Dios tiene un propósito para este mundo. No, Dio ha un proponimento per questo. Y el reino de Dios se va a establecer aquí. E il regno di Dio si stabilirà qua. Y la gloriosa voluntad de Dios que se hace en los cielos. E la gloriosa volontà che si compie già nel cielo, se va a cumplir aquí abajo, si compierà anche qua giù. Y esto es una preciosa esperanza. E questa è una preziosa speranza. Es el mensaje del pueblo de Israel para las naciones. Questo è il messaggio del popolo di Israele per le nazioni. Y el nuestro también. Ed è anche il nostro. Yo no sé cuántas veces lo predicamos. Io non so quante volte lo predichiamo questo. Los lectores de esta carta, i lettori di questa lettera, habían llegado a creer, erano arrivati a credere, que Jesús era ese Mesías, che Gesù era questo Messia, que por fin en el cumplimiento de los tiempos, e che finalmente nel compimento dei tempi, la gran promesa de Dios, la grande promessa di Dio, por medio de sus profetas, per mezzo dei suoi profeti, se había cumplido, si era compiuto, en la persona de Jesús de Nazaret, nella persona di Gesù di Nazaret. Y habían creído no solamente esto. Ed avevano creduto non soltanto questo. Que Jesús es el Mesías. Che Gesù è il Messia. Pero habían creído algo más aún. Avevano creduto qualcosa di più. Algo muy muy difícil para un judío. Qualcosa di molto difficile per un giudeo. Casi imposible. E quasi impossibile. Que Jesús era más que simplemente un descendiente de David. Che Gesù era molto più che un solo semplice discendente di Davide. Umano. Umano. Sino que era el divino y eterno Hijo de Dios. Ma era anzitutto il divino eterno figliuolo di Dio. Venido desde arriba. Venuto dall'alto. Venido desde la diestra de la majestad en las alturas. Venuto dalla destra della maestà nei luoghi altissimi. Que Jesús de Nazaret. E che Gesù di Nazaret. Era de la misma esencia. Era della stessa essenza. De Dios. Di Dio. Con los mismos atributos de Dios. Con gli stessi attributi di Dio. Eso era muy difícil para un judío. E questo era molto difficile da capire per un giudeo. Pero lo habían creído. Però lo avevano creduto questi giudei. Habían sido enseñados que era
verdad. Erano stati ammaestrati che questa era ed è la verità. Sí. Habían sido convencidos que era la verdad. Erano stati convinti che questa è la verità. Y habían hecho esa profesión de fe. E avevano quindi fatto questa professione di fede in Cristo. Pero esto había traído una gran ataque de parte de su pueblo. Ma questo aveva provocato contro questi ebrei convertiti un grande attacco dal resto del popolo di Israele. Una opposición grande. Una forte opposizione. Una presión grande. Una pressione grande. Habían sufrido mucho. E avevano sofferto molto per questo. Y como consecuencia. E come conseguenza. 30 o 40 años después de la venida del Señor Jesucristo. 30 o 40 anni dopo la venuta del Signore Gesù Cristo. Algunos estaban comenzando a dudar. Alcuni di loro cominciavano a vacillare, a dubitare. Si Jesús sería el Mesías o no. Pensavano, ma sarà Gesù proprio il Messia o no? Por distintas razones que no vamos a mencionar ahora. Varie ragioni che non andiamo a menzionare adesso. Y comenzaban a tambalear en su fe. Cominciavano a barcollare nella loro fe. Algunos ya no asistían a los cultos. Alcuni già non andavano più alla adunanza. Y el escritor de esta carta está preocupado. E lo scrittore di questa lettera è preoccupato. ¿Qué será de ellos? E pensava cosa sarà di questi ebrei. Y ellos, algunos estaban pensando. E alcuni stavano pensando. ¿Nos habremos equivocado? Si saremos sbagliati. ¿Era simplemente un sueño? Forse è stato solo un sogno. ¿Nos hemos dejado llevar simplemente por emoción? Ci siamo lasciati trasportare solo dalle emozioni. Porque mirándolo fríamente. Perché osservandoli freddamente. Cuando lo piensas bien. Quando lo pensiamo bene, lo pensavano bene. Sí que es difícil pensar que un mero hombre. È difficile pensare che un mero uomo que anduvo por nuestras callejas, que ha caminado por las nuestras estradas, es Dios mismo manifestado en carne. Dios stesso manifestado en carne. Es difícil capire questo. Tal vez nos hemos equivocado. Si vede que ci siamo sbagliati. Tal vez es verdad lo que dicen los teólogos judíos. Forse è verità quello che stanno dicendo i teologi giudei. Que nos hemos dejado engañar. Que ci siamo lasciati ingannare. Entonces el escritor de esta carta. Allora lo scrittore di questa lettera. Escribe hebreos. Scrive agli ebrei. Para convencerles. Per convincerli. Que no se habían equivocado. Que non si erano sbagliati. Ni nadie les había engañado. E non erano stati affatto ingannati. Que Jesús sí que era ese Mesías. Ma che Gesù sì è proprio il Messia. Y es el Mesías. Ed è il Messia. Porque vive aún. Perché vive tuttora. Y no solamente el Mesías. E non soltanto el Mesías, sino el divino Hijo de Dios. Ma è il divino figlio di Dio. En toda la grandeza y gloria de ese concepto. In tutta la sua grandezza e gloria di questo concetto. Y que eso no era un invento de la Iglesia cristiana evangélica. E che questo non era un'invenzione attribuito alla Chiesa cristiana evangelica. Sino que sus mismas Biblias. Ma che la loro stessa Bibbia degli ebrei. L'Antico Testamento. Cioè l'Antico Testamento. Ya avvisava de antemano. Già li avvisava molto tempo prima. Que el Mesías sería mucho más que un mero hombre. Che il Messia sarebbe stato molto molto di più che un semplice uomo. E che sarebbe divino. E che sarebbe stato divino. Con los plenos atributos de Dios mismo. Con i pieni attributi di Dio stesso. El Antiguo Testamento lo declaraba. E l'Antico Testamento già lo dichiarava. Y uno de los textos claves que el escritor usa. E uno dei testi chiave che lo scrittore usa en el capítulo 1, nel capitolo primo, él hace referencia a muchas porciones del Antiguo Testamento, ha delle referenze in molte porzioni dell'Antico Testamento, pero termina con esta cita del Salmo 110, ma termina con questa citazione del Salmo 110, que hemos leído en el versículo 13, che abbiamo letto già nel versetto 13, y el verso completo dice así en el Salmo 110:1, e il versetto completo dice così nel Salmo 110 versetto 1. El Señor dijo a mi Señor. Il Signore ha detto al mio Signore. Siéntate a mi diestra. Siediti alla mia destra. Hasta que yo ponga. Finché io ponga. A tus enemigos por estrado de tus pies. I tuoi nemici per scannello dei tuoi piedi. A ver si metemos este texto en nuestras cabezas. Vediamo se possiamo far penetrare questo testo nella nostra testa. Es un salmo de David. È un salmo di Davide, el gran re de Israel, il grande re di Israele, y él dice, e lui proprio dice, el Señor
Il Signore ha detto a mi Signore, ha detto al mio Signore, siéntate a mi diestra, siediti alla mia destra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, finché io metta i tuoi nemici per scannello dei tuoi piedi. Un versículo inmensamente importante en la Biblia. Questo è un versetto immensamente importante nella Bibbia. Porque condensadas en estas pocas frases, perché condensava in queste poche frasi, hay toda una galaxia de grandes verdades. C'è tutta una galassia di grandi verità. Este versículo en el Salmo 110:1, e questo versetto nel Salmo 110, versetto primo, es citado muchas veces en el Nuevo Testamento. È citato molte volte nel Nuovo Testamento. Algunas veces directas, citas directas. Alcune volte sono citazioni dirette. Y algunas veces alusiones. E alcune altre volte sono delle allusioni. En torno a la persona del Señor Jesucristo. Intorno alla persona del Signore Gesù Cristo. Hace algunos años leí. Alcuni anni fa io ho letto. Algo que me impresionó mucho. Qualcosa che mi ha molto impressionato. Yo supongo que tal vez esto ya es historia vieja. Io supongo che questa è già una vecchia storia. Porque se tiene que ver con ordenadores o computadoras, se llama. Perché ha a che vedere con computer. Computers. Y yo como no sé nada de eso. E siccome io di questo non me ne intendo. Es un mundo que yo no conozco. Un mondo che io non conosco. Y sé que avanza cada día, cada día. E giorno per giorno va sempre più avanzando. Tal vez lo que yo voy a decir ahora pues ya no impresiona a nadie. E forse quello che io sto per dire adesso non impressionerà nessuno. Pero a mí me impresionó. Però a me ha fatto impressione. Porque decía que diceva, en una pastiglia di silicone, si chiama? Una pastiglia di silicone, un microchip, un piccolo microchip che pone nelle computadoras, che mettono nel computer, del tamaño de 2 centímetros por 2 centímetros, della misura di 2 centimetri per 2 centimetri, casi come un sello de correos, e quasi come un francobollo della posta. Habían metido toda la Biblia. Avevano messo lì tutta la Bibbia. En una cosita sí. In un piccolo quadratino. Y después, como quedaba mucho sitio. E poi, siccome rimaneva ancora molto spazio. Habían metido una concordancia bíblica. Avevano messo anche insieme una concordanza biblica. Que son grandes. Che sono grandi. Y después me parece que todavía quedaba tiempo sitio. E mi sembra che c'era ancora dello spazio. Y habían metido un diccionario bíblico. Avevano también. Anche messo un diccionario biblico. Todo en un espacio de un sello de correos. Tutto nello spazio di un francobollo della posta. Y yo dije, ¿será posible? E io ho detto, ma è possibile questo? Yo no sé si hoy en día a lo mejor lo hacen en microchips más pequeños aún. Io non so se al giorno d'oggi lo fanno ancora in misure più ridotte. Nel tamaño de la punta de un alfiler, por ejemplo. E forse della misura della punta di un ago da cucire. Io non lo so, però io non lo so. Però è tremendo ver quanta cosa si può mettere in un spazio tan pequeño. Però è tremendo osservare, vedere che si possono mettere tante cose in uno spazio così ridotto. Y esto es lo que tenemos en el Salmo 110 y el versículo 1. E questo è ciò che noi troviamo nel Salmo 110 versetto. En el corto espacio de un pequeño versículo. Nel corto spazio di un solo versetto biblico. Un despliegue de verdades tan grandes. Uno spiegamento di verità tanto grandi. Y tan gloriosas. E tanto gloriose. En torno a la persona del Señor Jesucristo. Intorno alla persona del nostro Signore Gesù. Con unas implicaciones tan trascendentales, e con una implicazione tanto trascendentale, tan profundas, tanto profonde, tan altas, tanto alte, tan anchas, tanto larga, que si no te paras a examinar bien lo que está diciendo, se tu non ti fermi per esaminare bene quello che sta dicendo, lo puedes leer, non lo puoi leggere, pasar adelante, puoi passare davanti, y no saber lo que encierra este versículo, e non sapere quanto contiene questo versetto. Salmo 110:1. Il Salmo 110, primo versetto. La prima cosa che hai che dire in quanto a este salmo e este versículo. La prima cosa che bisogna dire a riguardo di questo salmo, a questo primo versetto del salmo, es che es un salmo messianico. È che è un salmo messianico prima di tutto. Es que los judíos llegaron a entender. E che attraverso questo gli ebrei sono arrivati a comprendere che varios de los salmos de David. Che vari dei salmi di Davide iban mucho más allá que simplemente hablar de sí mismo. Andavano
molto al di là di quello che sarebbe il parlare di loro stessi. David está hablando en casi todos los salmos de sus propias experiencias. David está hablando en sus salmos casi siempre de sus propias experiencias. Pero hay ocasiones cuando es evidente. Ma ci sono delle occasioni quando è evidente que está diciendo cosas. Que está diciendo delle cose que van mucho más allá de su propia experiencia. Vanno molto al di là delle sue proprie esperienze. Y mucho más allá de la experiencia de su hijo Salomón. E molto al di là delle esperienze anche fatte dal suo figlio Salomone. E mucho más allá de la experiencia de cualquier ser humano. E molto al di là di tutte le esperienze di qualunque essere umano. E llegaron a la conclusión. E arrivarono così alla conclusione. Que estos salmos eran proféticos. Che questi salmi dovevano essere salmi profetici. Hablando de esa gran persona que vendría un día. Stavano parlando di questa persona che sarebbe venuta un giorno. Descendiente de David. Un discendente di Davide. El Mesías. Que vendría a hacer todas esas cosas gloriosas que ya hemos mencionado. Que veniva a compiere tutte queste cose gloriose che abbiamo già menzionate. Así que es un salmo mesiánico. Così che questo è un salmo messianico. Vamos a ver por qué dentro de unos momentos. Andremo a vederne il perché fra qualche istante. Ahora cuando Jesús de Nazaret entra en el escenario de este mundo. Ora quando Gesù di Nazareth entra nello scenario di questo mondo. Algunas personas llegaron a creer que él era el Mesías. Alcune persone giunsero a credere che lui doveva essere proprio il Messia. Parecía que él estaba cumpliendo las profecías mesiánicas. Sembrava loro che egli stava compiendo le profezie messianiche. Y algunos se emocionaron. E alcuni si emozionarono. Ha llegado el Mesías. È arrivato il Messia. Venir a verle. Venite a vederlo. Jesús de Nazaret. È Gesù di Nazaret. El gran profeta del cual hablaba el Antiguo Testamento. È il gran profeta di cui parlava già l'Antico Testamento. Y los discípulos. E i discepoli. Creyeron que era el Mesías. Credettero che lui era il Messia. Pero los grandes líderes del judaísmo le grandi guide dei teologi del giudaismo decían que no es el Mesías. Dicevano no, non è lui il Messia. Y lo decían por dos razones principales. E lo dicevano per due principali ragioni. Porque esta persona es demasiado pequeña. Perché questa persona è troppo piccola. Como un sencillo aldeano. Come può essere un semplice paesano, salido de una carpintería, venuto fuori da una falegnameria, en una calleja de un pequeño pueblo, in una vecchia casa di un piccolo paese, allí en el norte de Palestina, lì nel nord della Palestina, Galilea, muy despreciado por los judíos de Judea, molto sprezzati da questo paese dai giudei. ¿Cómo este hombre joven va a ser el Mesías? Come può questo giovane uomo essere lui il Messia? Hijo de un carpintero, figlio di un falegname. Que no ha estudiado en ningún seminario. Que no ha estudiado en ningún seminario. No tiene filosofía y letras. No ha filosofía, no ha lettere. Es un sencillo aldeano. Es un semplice paesano. ¿Cómo va a ser él el Mesías? ¿Cómo puede ser lui el Mesías? Nosotros esperamos a alguien grande. Noi aspettiamo qualcuno di grande. Este es demasiado pequeño. Questo è troppo piccolo. Por otro lado, la segunda razón. Da un altro lato, però, la seconda ragione. Es que sus aseveraciones è che Gesù faceva delle affermazioni y afirmaciones, sí, e affermazioni eran demasiado grandes, che erano molto grandi. Extraño contraste, ¿verdad? È uno strano contrasto. Este es demasiado pequeño. Questo lui è troppo piccolo. Pero escucha sus palabras. Però se ascolti le sue parole. Oh, este tiene aire de grandeza. Oh, questo ha l'aria di essere molto grande. Siendo un sencillo joven de Nazaret. Esso essendo un semplice uomo di Nazaret. Mira cómo habla de sí mismo como si fuera igual a Dios. Guarda come parla di se stesso, quasi come fosse uguale a Dio. Reclamando atributos que son solamente de Dios. Reclamando degli attributi che sono solamente di Dio. Vaya cara che tiene. E guarda che faccia ha. Esto es arrogancia. Questa è arroganza. Esto es blasfemia. Questa è bestemmia. Y le echaron fuera y le crucificaron. E lo cacciarono via e lo crocifissero. Y esto era su argumento. Questi erano i loro argomenti. Por un lado Jesús de Nazaret, demasiado pequeño. Alcuni lo sprezzavano, dicevano troppo piccolo.
Por otro lado, da un altro lato, siendo un sencillo hombre, essendo un semplice uomo, se da aires de grandeza. Si da aria di grandezza. Y tanta grandeza, e tanta grandezza, que se coloca al mismo nivel que Dios. Al punto che si colloca allo stesso livello di Dio. Y eso no lo podemos aceptar. E questo noi non lo possiamo. Y le echaron fuera. E così lo cacciarono fuori. Y así el pueblo de Israel hasta el día de hoy. E così il popolo di Israele fino al giorno d'oggi. Y así muchas otras personas en muchas religiones por el mundo. E così di altre persone in varie religioni del mondo. Algunas de las cuales se llaman cristianas. Alcune delle quali si chiamano cristiane. Yo no sé lo que pasa en Italia. Io non so cosa accade in Italia. Pero los testigos de Jehová en España ya se llaman cristianos. Ma i cosiddetti testimoni di Geova già si chiamano cristiani. En España. In Spagna. Y ellos no creen que Jesús es divino. Ed essi sapete che non credono che Gesù sia divino. Y en mi país de Inglaterra, e nel mio paese dell'Inghilterra, muchos teólogos cristianos entre comillas, ci sono dei teologi cristiani fra virgolette, no creen que Jesús es divino. Non credono che Gesù sia divino. Algunos de ellos dicen, alcuni di loro dicono, Jesús mismo nunca reclamó ser divino. Gesù, loro dicono, ha mai preteso di essere divino. Esto ha sido una cosa inventada por la iglesia cristiana. Queste sono cose inventate dalla chiesa cristiana. Años después de la vida de Jesús. Anni dopo la vita di Gesù. Para justificar su religión. Per giustificare la loro religione. Para engrandecer el nombre de su líder. Per ingrandire il nome del loro leader. Inventaron esta idea de que era divino. Inventarono questa idea che lui era divino. Para recubrirle de gloria. Per ricoprirlo di gloria. Pero que Jesús mismo nunca pretendió ser divino. Ma dicono Gesù non ha mai preteso di essere divino. Pero eso es una mentira. Ma questa è una menzogna. Y vamos a ver cómo este Salmo 110. E andiamo a vedere come questo Salmo 110 contesta esta problemática. Risponde a questa problematica. Y pone de relieve otras cosas importantes. E pone in rilievo altre cose importanti. E intorno alla persona di Gesù. Intorno alla persona di Gesù. Dicen que Jesús nunca reclamó ser divino. Dicono che Gesù non ha mai reclamato o preteso di essere divino. Eso no es cierto. Questo non è sicuro. ¿Os acordáis de esa ocasión en Mateo 22? Vi ricordate voi di questa occasione che troviamo in Matteo capo 22? Cuando estaban tratando de cogerle en trampa con muchas preguntas difíciles. Cuando cercavano di farlo cadere in qualche trappola con delle domande difficili. El otro día con los jóvenes en el campamento. E l'altro giorno con i giovani nel campeggio. Estábamos recordando una de esas preguntas. Stavamo ricordando una di queste domande. Lo del impuesto a César, si era legítimo. Quella che Gesù fece quando parlava dell'imposta, se era giusto pagarla a César. Y cuando tomó la moneda y preguntó sobre la imagen e inscripción. Quando egli prese la moneta di Cesare e domandò che cosa voleva dire questa moneta e l'iscrizione. Y en ese capítulo había otras preguntas difíciles. E in questo capitolo c'erano altre domande difficili. Pero por fin terminan con sus preguntas. Ma alla fine han finito le loro domande. Y después el Señor dice, ¿han terminado, señores? E allora il Signore dice, ¿avete terminato voi? Pues ahora yo tengo una pregunta. Allora io ho un'altra domanda da fare a voi. El Mesías, cuando venga, ¿de quién será hijo? Il Messia, quando venga, di chi sarà figliuolo? Yo me imagino a esa gente. E io immagino questa gente che era intorno a Gesù. Los líderes del judaísmo. I capi del giudaismo. Que habían hecho las preguntas difíciles. Che avevano fatto queste domande. Domande difficili. Gente con barba larga. Gente con la barba lunga. Que ellos pensarían, uy, cuidado. Che loro pensavano, oh, attenzione. Tenemos un refrán español que dice. Abbiamo un ritornello in Spagna che dice. Que el ladrón. Che il ladrone cree que todos son de su misma condición. Crede che sono tutti nella sua stessa condizione. Y como ellos habían intentado cogerle en trampa. E siccome loro avevano cercato di cogliere Cristo in ahora acarician sus barbas. Ora stanno accarezzandosi la barba. Rascan sus cabezas. E si grattano la testa. ¿Cómo vamos a contestar? E come andiamo a rispondere adesso? Bueno, vamos a decir simplemente que el Mesías va a ser hijo de David. Noi diremo che il Messias è semplicemente deve essere semplicemente. Y eso no lo puede negar. Y eso no lo puede negar nadie. E questo non lo può negare nessuno. Y entonces el Señor dice. E allora il Signore dice.
Si è solamente hijo de David, se il Messia è solamente figlio di Davide, ¿cómo es que David dice? Com'è che Davide dice? Hablando en el Espíritu. Parlando per lo Spirito. Y ahora cita Salmo 110 y el versículo 1. E ora guardate cosa dice il Salmo 110, il versetto primo. David dijo. Davide disse. El Señor dijo a mi Señor. Il Signore ha detto al mio Signore. Siéntate a mi diestra. Siediti alla mia destra. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Finché io metta i tuoi nemici per scannello dei tuoi piedi. Muy evidente que David no está hablando de sí mismo. È molto evidente qui che Davide non sta parlando di se stesso. Porque dice el Señor dijo a mi Señor. Perché dice il Signore ha detto al mio Signore. ¿De quién está hablando? ¿E di chi sta parlando allora? Bueno, de un descendiente suyo. Allora che conosce? Di un discendente suo. Ah, pero un momento. Però un momento. En aquellos tiempos, queridos hermanos, in quei tempi, miei cari fratelli, ningún padre oriental, nessun padre orientale, llamaría a un descendiente suyo, chiamerebbe un suo discendente, mi señor, mio signore. Y mucho menos un gran monarca de la talla de David. E molto meno un grande monarca della taglia di Davide. No hubiese llamado a un descendiente suyo, no, señor. Non avrebbe chiamato un suo discendente mio signore. Sino todo lo contrario. Anzi, tutto il contrario. En todo caso, el descendiente hubiese llamado a David, señor. In tutti i casi, il discendente avrebbe chiamato Davide, mio signore. Pero el señor de la gloria. Però il signore della gloria. Dice David. Dice Davide. A mi señor. Al mio signore. Le dice. Gli ha detto. Siéntate a mi diestra. Siediti alla mia destra. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Finché io abbia messo i tuoi nemici per scannello dei tuoi piedi. Vosotros sí que creéis que esto es un salmo mesiánico. Cosicché voi credete che questo è un salmo mesiánico. Pero mira como David le llama Señor. Ma osservate bene come Davide lo chiama Signore. Y si David le llama Señor. E se Davide lo chiama il Signore. ¿Cómo es que vosotros decís que es simplemente un descendiente suyo? Come fate voi a dire che lui è soltanto un discendente di Davide? Es evidente que en estas palabras. È evidente dunque che in queste parole. David hablando en el Espíritu. Davide sta parlando nello spirito, está dando a conocer, está facendo conoscere, que aunque sí por un lado va a ser descendiente suyo, anche se per un lato sí è un suo discendente, por otro lado es alguien mucho mayor que David. Ma dall'altro lato Gesù è molto più grande che Davide. Porque el Señor dijo a mi Señor. Perché il Signore ha detto al mio Signore. David le llama Señor. Davide lo chiama. El Signore. Más grande rey de Israel le llama Señor. Il più grande re di Israele chiama Cristo mio Signore. Pero después mira otra cosa. Però osservate dopo questo c'è un'altra cosa. El Señor. Il Signore. Dios en su trono eterno. Dio sul suo eterno trono. Hablando a este Mesías. Parlando a questo Messia. Le habla en términos de igualdad. Parla a lui in termini di uguaglianza. Porque el Señor. Perché dice a mi Señor. Il Signore dice al mio Signore. Siéntate a mi diestra. Siediti alla mia destra. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás eso? ¿A cuál mai degli angeli Dio ha mai detto questo? Hay grandes ángeles en el cielo. Ci sono grandi angeli nel cielo. Los arcángeles Gabriel y Miguel. L'arcangelo Gabriele e Michele. Dignos de mucho respeto. Degni di molto rispetto. Pero a ninguno de ellos jamás. Però a nessuno di essi jamai. Cuando entraron en la presencia de Dios, cuando entraron en la presencia de después Dios, de cumplir algún servicio de parte de Dios, dopo aver compiuto qualche servizio da parte di Dio, Dios nunca se levantó de su trono. Dio non si è mai alzato dal suo trono. Para decirle sentaros vosotros. Per dire a questi angeli sedetevi voi. Eso no lo hace Dios. Nessuno lo ha fatto. Eso no lo hace ni la reina de Inglaterra. Questo lo fa neanche la regina d'Inghilterra. La reina de Inglaterra levantarse y decir a un servidor suyo, siéntate tú. La regina de Inglaterra se si alzase dal suo trono per dire a un servo, siediti tú. Eso no encaja con el protocolo de la realeza de este mundo. Questo non quadra con il protocollo della realeza.
della regalità di questa. Per un dia alguien entrò nella presenza di Dio. Ma qualcuno un giorno è entrato alla presenza di Dio. E Dio si levanta da su trono. E Dio si alzò dal suo trono. E dice: siéntate. E dice: siediti. E io iré a buscar algo para poner por estrado de tus pies. E io metterò questi nemici come scannello dei tuoi piedi. Eso lo hace Dios. Questo lo fa Dio. Y eso no lo hace Dios a nadie que no sea de su misma esencia y categoría. E questo Dio non lo fa per nessuno che non sia della sua medesima essenza e categoria. Eso no lo hacen ni los reyes de este mundo. Questo non lo fanno neanche i re del mondo. A no ser que sea a otra persona de su mismo rango. A meno che sia una persona del loro medesimo rango. Y de la misma gloria y majestad suya. E della stessa maestà e gloria sua. Señores, Dios dice. Signori, Dio dice. En su Salmo 110. Nel suo Salmo 110. Que el Mesías cuando va a venir. Que il Messia quando verrà. Será hijo de David. Sarà figlio di Davide. Pero muchísimo más. Però molto di più. Será alguien igual a Dios en toda la esencia y gloria de su persona. Sarà qualcosa di molto più grande. Sí, es simile a Dio en toda la gloria de la sua persona. Así que este salmo está hablando en primer lugar de la divinidad del Mesías. Quindi questo salmo sta parlando in primo luogo della divinità del Messia. Y veis cuán importante es en el contexto de Hebreos 1. E vedete quanto è importante questo nel contesto dell'epistola agli Ebrei capitolo primo. Para contestar a los líderes religiosos judíos. Per poter rispondere ai leader giudei. Que decían que era una blasfemia. Que dicevano che era una bestemmia. Decir que Jesús era divino. Dire che Gesù era divino. Y que eso va en contra del Antiguo Testamento. Che questo era contrario, era in contrasto con l'Antico Testamento. Señores, el Antiguo Testamento dice que el Mesías va a ser divino. Ma signori, l'Antico Testamento dice che il Messia sarebbe stato divino. Pero este Salmo 110 tiene más que decir todavía. Ma questo salmo ha ancora molte cose da dire. Alguien podría decir. E qualcuno potrebbe dire. Usted ha dicho que Jesús es el eterno divino hijo de Dios. Lei ha detto che Gesù è l'eterno figlio di Dio. Siempre con Dios. Sempre con Dio. Al lado de Dios. Al lato di Dio. Igual a Dios. Uguale a Dio. Pero aquí tenemos un problema. Però qui abbiamo un problema. Porque a esta persona Dios le dice que se ponga a su diestra. Perché a questa persona Dio dice mettiti, siediti alla mia destra. Entonces ese trono a su diestra estaba vacante. Allora questo trono alla destra di Dio era vuoto. Vacante. Vacante. Entonces cómo podía haber sido el eterno hijo de Dios. Allora come poteva essere l'eterno figlio di Dio. Porque llega un momento cuando ocupa el trono, pero antes el trono no estaba ocupado. Perché viene il momento in cui lui occupa il trono, ma c'era un tempo prima in cui il trono non era occupato. ¿Cómo se explica eso? E come si spiega questo? Pues ya en este salmo tenemos pequeños indicios. Perché in questo salmo ci sono dei piccoli indizi de algo que es explicado con más amplitud di qualcosa che viene spiegata con più ampiezza en el Nuevo Testamento. Nel Nuevo Testamento. Aquí tenemos uno de los indicios de la encarnación del Hijo de Dios. Qui cominciamo a vedere qualche indizio della incarnazione del figlio. Perché stava ese trono vacante? Perché questo trono alla destra di Dio era vacante, era vuoto? Perché un día el eterno hijo de Dios. Perché un giorno l'eterno figlio di Dio. Dejó esas regiones de inexplicable gloria. Lasciò questa regione di inspiegabile gloria. Bajó a este mundo vil en el cual nosotros vivimos. Scese in questo mondo vile nel quale noi abitiamo. Se hizo hombre. Si è fatto uomo. Se hizo un siervo. Si è fatto servo. Fue hasta la muerte. E andò fino alla morte. Y muerte de cruz. E morte di croce. Y durante 33 años. E durante 33 anni. Ese puesto a la diestra de la majestad de la soltura. Alla destra della maestà è rimasto vuoto. Estaba vacante. Era vuoto. El gran misterio de la encarnación. Questo è il grande mistero della incarnazione. El misterio della quale habla Pablo. Il mistero del quale parla Paolo. Grande es el misterio de la piedad. Grande il mistero della pietà. Dios fue hecho carne. Dio è stato fatto carne.
manifestado en este mundo. Si è manifestato in questo mondo. Visto por los ángeles. È stato visto dagli angeli. Justificado en el Espíritu. È stato giustificato in Spirito. Predicado a los gentiles. Fu predicato ai gentili. Creído en este mundo. Fu creduto in questo mondo. Después de 33 años. E dopo 33 anni. Recibido allí arriba en la gloria. È stato ricevuto lì nella gloria. Si queréis verlo con más detalle. Se volete vederlo con più dettagli. Pues allí está en Filipenses 2, por ejemplo. Dovete leggerlo allora in Filippesi 2, per esempio. Porque ahora venimos a este tercer punto del cual está hablando el Salmo 110. Perché noi arriviamo adesso al terzo punto di cui sta parlando il Salmo 110. El Salmo 110 ya está insinuando. Il Salmo 110 già sta insinuando. El trono vacante. La questione del trono vacante. Por la encarnación del eterno Hijo de Dios. Per la incarnazione dell'eterno Figlio di Dio. Y ahora este salmo también está hablando en tercer lugar. E ora questo salmo sta parlando in terzo luogo. De la ascensión y glorificación del Señor Jesucristo. Della ascensione e glorificazione del nostro Signore Gesù Cristo. Vamos a leer primeramente unos versículos en Hechos 2. Andiamo a leggere prima di tutto nel libro dei Fatti, capitolo 2. Y los versos 32 y 30, 33, mejor dicho, y 34. Fatti 2, versetti 33 y 34. 33 y 34. Bueno, 32, 3 y 4. 32, 3 y 4. Y 5, y 5. 2, 3, 4 y 5. Fatti 2, 32, 33. Hasta el 35. Sí. Esso Gesù, ai Dio risuscitato, di che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato innalzato dalla destra di Dio ed avendo ricevuta dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha sparso quello che ora voi vedete e udite, poiché Davide non è salito in cielo, anzi, egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posti i tuoi nemici per scannello dei tuoi piedi. Veis que aquí en este primer gran sermón de la era cristiana. Vedete qui che in questo primo grande sermone della era cristiana. Pedro cita el Salmo 110 y el versículo 1. Pietro cita il Salmo 110 versetto primo. Para respaldar. Per appoggiare lo que él está diciendo, quello che lui sta dicendo en cuanto a la resurrección y ascensión y glorificación del Señor Jesucristo. Intorno all'ascensione, risurrezione e glorificazione del nostro Signore Gesù. Así que el Salmo está hablando de la divinidad del Señor Jesucristo. Così che il Salmo sta parlando della divinità del Signore. Está hablando de la encarnación del Señor Jesucristo. Sta parlando della incarnazione del Signore. Está hablando de la ascensión y glorificación del Señor Jesucristo. Está hablando de la ascensión y glorificación. Ese gran día que se celebró en el cielo. Questo grande giorno che fu celebrato nel cielo. Cuando alguien asciende del planeta Tierra. Cuando qualcuno sale dal pianeta Terra. Y penetra por los altos cielos. E penetra negli alti cieli. Y llega hasta el mismo trono de Dios. E arriva fino al trono di Dio. Y Dios se levanta. E Dio si alza. Siéntate a mi diestra. E dice, siediti alla mia destra. Me gusta muchísimo palabras de Efesios capítulo 1. Yo los cito. Mi piace molto quello che dice Efesi capítulo 1. Cuando está hablando de este gran día. Quando sta parlando di questo grande giorno. Y habla de la supereminente grandeza del poder de Dios. E parla della supereminente grandezza del Figlio di Dio. La cual operó en Jesucristo. La quale operò nel Signor Gesù Cristo. Resucitándole de los muertos. Risuscitandolo dai morti e sentandole a su diestra e facendolo sedere alla sua destra. Ecco otra vez el Salmo 110. Ed ecco qui riappare il Salmo 110. Ora ascoltate. Ora ascoltate. Sobre todo potestà, sopra ogni potestà, principio, principio,
autoridad, poder, señoría, y sobre todo nombre que se nombra. E sopra ogni nome che si nomina. No solamente en este siglo, pero también en el venidero. Ma ancora nel secolo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. E ha sottomesso tutte le cose sotto i piedi. Esto no es una redundancia de términos. Questo non è una moltiplicazione di termini. Principados. O di principati. Autoridades. O di autorità. Poderes. O di potere. Señoríos. O di signoria. Y otros nombres. E altri nomi. Porque en el cielo, perché nel cielo, como una corte antigua de los reyes cuando había reyes de verdad, come era simile alle corti dei re quando avevano signoria, potestà, hay distintos rangos, ci sono distinti rangi, hay distintos puestos, ci sono distinti posti, hay distintos círculos alrededor de su majestad, ci sono distinti circoli attorno a questa maestà divina, unos que están más cerca de él, alcuni che sono più vicini a lui, otros más distantes, altri un po' più distanti. Y en el cielo así lo es. Ed è così nel cielo. Y llega el día cuando alguien asciende por los cielos. Viene il giorno quando qualcuno ascende fino al cielo. Sube hacia el trono de Dios. E sale fino al trono di Dio. Y los primeros círculos alrededor del trono. E i primi circoli intorno a quel trono. Abren paso. Si allargano per lasciare il passo, para dejarle subir, per lasciarlo salire, y otro círculo abre paso para dejarle subir, altri circoli si aprono e danno il passaggio perché lui, y otro círculo abre paso para dejarle salir, altri ancora circoli aprono il passo perché lui continua, y todo ojo queda atónito, e ogni occhio è stupito. Un uomo por primera vez, per la prima volta, sube del planeta Tierra, sale dal pianeta Terra, y se atreve a acercarse hacia el trono de Dios. ¿A dónde llegará? ¿Dónde arriverá? ¿Hasta dónde irá? Fino dove arriverà. Y círculo tras círculo abre paso. E circoli dopo circoli nel cielo aprono la strada. Y no termina hasta llegar al mismo trono de Dios. E non termina finché lui arriva al trono stesso. Y los grandes seres celestiales se quedan boquiabiertos. I grandi esseri celesti rimangono a bocca aperta. Y ven lo que nunca han visto antes. E vedono quello che non hanno mai visto prima. Dios mismo levantarse su trono. Dio stesso che si alza dal suo trono. Y decir siéntate. E che dica a mi destra. Alla mia destra. Qué hermoso, ¿verdad? Com'è bello questo. Dios mismo, como dice Filipenses 2. Dio stesso, come dice Filippesi 2. A este Jesús de Nazaret. A questo Gesù di Nazaret. Queridos lectores. Miei cari lettori. Tan despreciado por los líderes de Israel. Tanto sprezzato dai capi di questo mondo. Le escupieron en la cara. Che gli hanno sputato. Le arrancaron la barba. Gli hanno strappato la barba. Y lo harían igual si volviese. Lo farebbero ancora. Pero que sepáis. Y a Jesús de Nazaret, e Gesù di Nazaret, el carpintero despreciado, quel falegname sprezzato, Dios le ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Dio gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Así que el Salmo habla de la divinidad del Mesías. Così che il Salmo parla della divinità del Messia. Digamos la divinidad de Jesús. Diciamo la divinità di Gesù. El Salmo nos está preparando para la gran maravilla de la encarnación. Il Salmo ci stava preparando per la grande meraviglia della incarnazione. El Salmo habla de la ascensión y glorificación del Mesías. Il Salmo ci parla della ascensione e glorificazione del Messia. Ahora notate una cosa. Ora notate una cosa. Como este salmo, come questo salmo, no solamente nos da la clave en cuanto a la identidad del Mesías, non soltanto ci dà la chiave per capire la identità del Messia, pero está perfilando el programa del Mesías. Ma sta profilando il programma del Messia. El Mesías va a ser alguien que viene del cielo. Il Messia sarà qualcuno che verrà dal cielo. Alguien que desciende a este pobre mundo nuestro. Qualcuno che discende in questo povero nostro mondo. Que muere en la vil cruz. Che muore nella vil. Que resucita. Que resucita. E che risuscita. Que asciende al cielo. Che ascende al cielo. Que es glorificado. Che viene la glorificato. Y sentado a la diestra de Dios. E si siede alla destra di Dio. Pero mira cómo hay énfasis también en esa palabra siéntate. Ma guardate quale enfasi c'è anche nella stessa parola siedi. El Señor dijo a mi Señor. Il Signore ha detto al mio Signore. Siéntate. Siedi.
A mia destra. Alla destra mia. Sapete che questa parola sentarse? Sapete che questa parola sedersi? Si enfatizza in ebreos. Viene sottolineata in ebreo. Per esempio nel capitolo 1 e nel verso 3. Per esempio nel capitolo 1 versetto 3. El qual siendo el resplandor de su gloria. Il quale essendo lo splendore della sua gloria. Y la imagen de su misma sustancia. E l'immagine della sua stessa sostanza. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Il quale sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Habiendo effettuato la purificazione dei peccati. Avendo effettuata la purificazione dai peccati. Por medio de sí mismo. Per mezzo di se stesso. Se sentò alla destra della maestà in las alturas. Si è seduto alla destra della maestà nei luoghi alti. Otra vez. Ecos del Salmo 110. Se un eco del Salmo 110. Se sentò. Si è seduto. Hay otra cita en hebreo, si es en el capítulo 10. Ci sono altre citazioni, ad esempio, sempre nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 10. Che nos hace entender por qué Dios le invitó a sentarse. Che ci fanno comprendere il perché Dio ha invitato il Signore Gesù a sedere. E dice, y ciertamente todo sacerdote. E certamente dice ogni sacerdote. Está día tras día ministrando y ofreciendo. Está ogni giorno offrendo. Muchas veces los mismos sacrificios. Molte volte i medesimi sacrifici. Que nunca pueden quitar los pecados. Che giammai possono togliere i peccati. Pero Cristo. Ma Cristo. Habiendo ofrecido. Avendo offerto. Una vez. Una volta. Y para siempre. E per sempre. Un solo sacrificio por los pecados. Un solo sacrificio per il peccato. Se presenta delante de Dios. Si è presentato davanti a Dio. Con la sangre del Calvario. Col sangue del Calvario. Las evidencias de su gran sacrificio. Con le evidenze del suo grande sacrificio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lui che è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Y ante el trono de la justicia. De Dios. E davanti al trono della giustizia di Dio. Y ante el dador de la ley. Davanti all'autore della legge. Pisoteado por todos los seres humanos del planeta Tierra. Calpestato da tutti gli esseri umani della terra. Viene con las señales de su sacrificio. Viene con i segni del proprio sacrificio. Y Dios examina su obra. E Dio esamina l'opera sua. Y dice totalmente satisfecho. E dice che è totalmente soddisfatto. Siéntate. E dice siediti. Habiendo ofrecido un solo sacrificio, avendo egli offerto un solo sacrificio por los pecados, per i peccati, se ha sentado, si è seduto a la destra de Dios. Di Dio. Salmo 110. Salmo 110. Oye, si Salmo 110 aparece por todos los sitios. Vedete che il Salmo 110 appare continuamente. Por eso os dije que hay una galaxia de verdades en este corto versículo. E per questo che io ho detto che c'è una galassia di verità in questo piccolo versetto. En esto se distingue el Señor de los sacerdotes mosaicos. E in questo il Signore Gesù si distingue molto dai sacerdoti giudei. Ellos cada día estaban ofreciendo sacrificios. Perché essi giorno dopo giorno offrivano sacrifici, i sacerdoti. No, y por eso no había ningún asiento en el inmobiliario del tabernáculo. Ed è per questo che tra i mobili del tabernacolo non c'era nessun sedile. Perché i sacerdoti nunca podían descansar. Perché i sacerdoti non potevano mai fermarsi, mai riposarsi. Un sacrificio, otro sacrificio, otro sacrificio, eccetera, eccetera. Nunca podían sentarsi. Non potevano mai sedersi. Una vez estaba en una casa en España. Una volta mi trovavo in una casa in Spagna. Y tenían una cocina muy grande. E avevano una cucina molto grande. Y vi lo que nunca había visto en toda mi vida. E io ho visto quello che non avevo ancora mai visto nella mia vita. En la cocina. Nella cucina. Un gran sillón confortable. C'era un gran seggiolone confortevole. Yo dije a la hermana. E io ho detto alla sorella. Usted acaba de estropear uno de mis sermones. Lei sta per rovinare uno dei miei sermoni. Y me dice por qué. Dice perché. Bueno, nosotros en Inglaterra tenemos un refrán que dice. Ebbene, noi in Inghilterra abbiamo un proverbio che dice.
Que el trabajo de una mujer nunca se termina. Que el lavoro di una donna non finisce mai. Porque cuando no es fregando los platos. Perché quando non sta lavando i piatti. Es pelando las patatas. Non sta sbucciando le patate. Haciendo esto, haciendo lo otro. Haciendo questo, lavando la ropa. Altro, lavando le cose, nunca termina. E non finisce mai. Por lo tanto no hay nunca un sofá en la cocina. E per quello che nella cucina quasi mai c'è un sofà. Y usted ha puesto un sofá en la cocina. Voi avete messo un sofà nella cucina. Me ha estropeado un sermón. Ebbene, voi mi avete rovinato. E le expliqué lo que quería decir. Ho spiegato quello che io intendevo. No había sofá en el tabernáculo ni en el templo. Non c'era un sofà nel tabernacolo. Porque los sacerdotes no daban abasto. Perché i sacerdoti non avevano mai tempo di ritornare. Siempre volvían, más y más sacrificios, más sacrificios. Pero esto habiendo hecho un solo sacrificio para siempre. Ma costui Cristo ha fatto un solo sacrificio che vale per sempre. Ha satisfecho para siempre la justicia de Dios. Ha soddisfatto per sempre la giustizia di Dio. Y Dios ha sellado su satisfacción. E Dio ha suggellato la sua soddisfazione. Diciendo siéntate. Dicendo siediti. Qué tragedia, ¿verdad? Qué tragedia, ¿no es verdad? Que en este país como en España, que en questo paese Italia come nella Spagna, cada día, ogni giorno, en miles de altares, in migliaia di altari, se vuelve a hacer el sacrificio de Cristo. Si torna y si pretende a rinnovare il sacrificio di Cristo. Cuando Dios ya ha quedado totalmente satisfecho. Cuando Dio è già stato totalmente soddisfatto. Y ha dicho siéntate. E ha detto al figlio sì. Y si Dios ha quedado satisfecho con ese sacrificio. E se Dio è stato soddisfatto con questo gran sacrificio. Pues nosotros deberíamos también. Allora anche noi dobbiamo essere. Pero hay otra cosa que este salmo está diciendo. Pero ci sono altre cose che questo salmo ci sta dicendo. Este salmo está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Questo salmo parla della seconda venuta del nostro Signore Gesù Cristo. La divinidad de Cristo. La divinità di Cristo. La encarnación de Cristo. L'incarnazione di Cristo. La resurrección. La resurrezione di Cristo. Ascensión y glorificación del Señor Jesucristo. La ascensión y la glorificación de Cristo. La realidad de una obra totalmente satisfactoria. La realtà di un'opera totalmente soddisfacente. Y que Dios ha significado su aceptación total de esa obra. E che Dio ha dichiarato la sua soddisfazione totale per quest'opera. Y ahora la segunda venida del Señor Jesucristo. E ora andiamo a vedere la seconda venuta del Signore. Salmo 110. Che la troviamo sempre nel y lo vamos a encontrar en el segundo gran sermón de la era cristiana. E lo andiamo a trovare nel secondo grande sermone dell'era cristiana. Y vais a escucharlo ahora en Hechos 3, los versos 20 y 21. Bueno, yo lo digo. Sí. Esto es el segundo gran sermón, Pedro. Questo è il secondo grande sermone. Y dice, así que arrepentíos. Così che Pietro dice, ravedetevi. Y convertíos. E convertitevi. Para que sean borrados vuestros pecados. Affinché siano cancellati i vostri peccati. Y escuchad. E ascoltate. Y venga de la presencia del Señor. E venga finalmente dalla presenza del Signore. Tiempos de refrigerio. Che tempo di refrigerio. Y él envíe a Jesús. E lui mandi, Dio mandi Gesù. Que os fue anunciado antes. Che vi è stato anunciato prima. A quien de cierto es necesario. A quien es cierto. A quien de, che è, es, de cierto es necesario. Il che certamente è necessario. Que el cielo le reciba. Che il cielo lo riceva. Hasta. Fino. Los tiempos de la restauración de todas las cosas. Fino al tempo della ristorazione di tutte le cose. Ecco il Salmo 110. È sempre un eco del Salmo 110. Siéntate a mi diestra. Siediti alla mia destra. Para siempre. Per sempre. No. Hasta que. No, dice finché. Solamente para algún tiempo. Solo per un certo tempo. Siéntate hasta que. Siediti finché. Y el apóstol Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, iluminado dallo Spirito Santo, después del día de Pentecostés, dopo il giorno della Pentecoste, cuando ha descendido el Espíritu Santo, quando è già disceso lo para Spirito morar Santo, en las vidas de los creyentes, per dimorare nella vita dei credenti, ahora entiende el alcance de este hasta que. Allora lui comprende el alcance, la grandezza di questo.
Dios le ha recibido en el cielo. Dios lo ha recibido en el cielo. Y le ha dicho, siéntate. Él le ha dicho, siéntate. Pero solamente por algún tiempo. Per qualche tempo. Hasta que. Finché. Yo siga adelante con mi programa. Finché io vado avanti col mio programma, dice Dio. Y Pedro entendió esto. E Pietro ha capito. Es necesario que los cielos le reciban. È necessario che il cielo lo ricevano. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Fino al tempo del ristoramento di tutte le cose. Cuando Dios le enviará a Jesús otra vez a este mundo. Quando Dio manderà un'altra volta il Signore Gesù. Hacer lo que decíamos al principio. A fare quello che noi stavamo dicendo al principio. Tomar las riendas del gobierno de este mundo, cioè prendere le briglie del comando di questo, gobernar sobre todas las naciones, governare sopra tutte le nazioni, extirpar todo lo que es injusto y todo lo que es malo, estirpare tutto ciò che è ingiusto, tutto ciò che è cattivo, y restaurar todo lo que el pecado ha estropeado, e ristorare tutto quello che il peccato ha rovinato qua giù. Así que esto es también parte del programa del Mesías. Così che questo è anche una parte del programma del Messia. Perfilato già nel Antico Testamento. Già profilato, si vede già profilato nell'Antico Testamento. Seconda venuta del Messia. La seconda venuta del Messia. La Bibbia dei giudei indicando già. La Bibbia dei giudei già lo diceva. Que esto iba a ser el programa del Mesías. Questo sarebbe stato e deve essere il programma del Messia. ¿Cuál es el programa del Mesías? ¿Cuál es el programa del Mesías? Alguien que viene del cielo. È qualcuno che viene dal cielo. Que se encarna como humano. Come umano. En nuestra piel. Nella nostra pelle. Y anda por nuestras calles. E cammina per le nostre strade. Que muere en la cruz del Calvario. Che muore alla croce del Calvario. Que resucita de los muertos. Che risuscita di fra i morti. Que asciende al cielo. Che ascende al cielo. Que se sienta a la diestra de la majestad. Che si siede alla destra della maestà. Y que va a venir la segunda vez. E che ritornerà la seconda volta. El pueblo judío, il popolo giudeo, ha rechazado a Jesús. Ha rifiutato Gesù. Pero entonces, ¿quién van a aceptar? E allora chi vanno ad accettare? Tendrán que aceptar a alguien que viene del cielo. Dovranno accettare qualcuno che viene dal cielo. Que es divino como Dios. Che è divino come Dio. Que se encarna. Che si incarna. Que muere. E muore. Que resucita, risuscita, que asciende, que se sienta a la diestra de Dios, que si asciende a la diestra y que espera para venir la segunda vez. E que está atendiendo para venir a esto es el programa del Mesías. Questo è il programma del Messia. Y si Jesús ya lo ha cumplido, e se Gesù l'ha compiuto, ¿por qué no aceptarle a él? Perché non accettarlo? Porque tendréis que aceptar a alguien que cumple este programa. Perché dovrete accettare qualcuno che compie questo programma. Así que, queridos lectores, dice el escritor. Così che lo scrittore, come dicesse, miei cari lettori, no os turbéis. Non turbatevi. Este Jesús en el cual vosotros habéis creído. Questo Gesù nel quale voi avete creduto. Ha cumplido el programa. Ha compiuto il programma. Hasta cierto punto. Fino a un certo punto. Y demuestra ser el Mesías. E dimostra di essere proprio lui il Messia. Y cuando los judíos te dicen. E quando i giudei ti dicono. ¿Cómo puede ser Jesús el Mesías? Come può essere Gesù il Messia? ¿Dónde está su reino? Dov'è il suo regno? Messiánico. Messiánico. ¿Dónde está la restauración de todas las cosas? Dov'è il ristoramento di tutte le cose? Explícales que sus Biblias decían. E allora rispondi spiegando che nella loro Bibbia il Messia. Que hay un programa. Lì c'è un programma. Y tiene que venir el Mesías una vez desde el cielo. E che deve venire una volta il Signore Gesù dal cielo. Cumplir todas estas cosas que hemos mencionado. Cumplir todas. Compiendo le cose che abbiamo già menzionate. Volver al cielo. E deve tornare in cielo. Y después en su segunda venida. E dopo allora nella sua seconda venida. Restaurar las cosas. Viene a restaurare. No en la primera, sino en la segunda. Non nella prima venuta, ma nella seconda venuta. Y la última cita la encontramos en 1 Corintios 15. E l'ultima citazione la troviamo in 1 Corinti 15.
Así que vemos que el Salmo 110 habla de la segunda venida del Mesías. Así que vediamo que el Salmo 110 parla de la segunda venida del Mesías. Y también está anticipando el glorioso reinado del Mesías. Está anche anticipando el glorioso reino del Mesías. En el versículo 25. Es preciso que él reine. Bueno, vamos a leer 15, un momento, vamos a leer desde el versículo 24. Luego es el fin. Leggiamo dal versetto 24. Poi luego es el fin cuando en. Cuando egli... Bueno, perdón. Sí. Vamos a ir a la última frase del versículo 23. A la última frase del versetto 23. Luego, los que son de Cristo en su venida. Ma ciascuno. 23. Ah, del 23. Ma ciascuno nel suo proprio ordine, Cristo e le primizie. Luego, poi nel suo avvenimento saranno vivificati coloro che sono di Cristo. Se stiamo parlando del suo avvenimento, della sua venuta, della sua venuta. Sì. Muy bien. Venida de Cristo. Poi sarà la fine quando egli avrà rimesso il regno in man di Dio Padre. Dopo che egli avrà ridotto al niente ogni signoria, ogni potestà e potenza, poiché conviene che egli regni finché egli abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Vale, ves, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Siediti alla mia destra finché io abbia messo tutti i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. ¿Cuándo se van a poner todas las cosas bajo los pies al Señor? E quando è che tutte le cose saranno messe sotto i piedi? Quando él venga en su segunda venida. Quando lui verrà nella sua seconda venuta. Establezca su reino. E venga per stabilire il suo regno. Y restaure todas las cosas que el pecado ha estropeado. Restauri tutte le cose che il peccato ha rovinato. Y el último enemigo. E l'ultimo nemico. Que será destruido. Che sarà distrutto. La muerte. È la morte. Qué glorioso programa, ¿verdad? Qué glorioso programa, ¿no le veo? Y está diciendo el escritor a los hebreos. El escritor al hebreo está diciendo. Mira, los que dicen que Jesús no puede ser el Mesías. Que coloro que dicen que Jesús no puede ser el Mesías. Porque esto de ser divino es una blasfemia. Porque dicen quello di pretendere che sia divino è una bestemmia. Y de todas formas no está cumpliendo el programa de Mesías. Que in qualunque modo lui non sta compiendo il programma del Messias. Es que no conocen sus Biblias. Perché non conoscono la loro Bibbia? Porque el programa del Mesías está claro. Perché il programma del Messia è molto chiaro nella. Y el Salmo 110, versículo 1. El Salmo 110, el primo versetto. Corto versículo. Piccolo corto versetto. Una galaxia de grandes verdades. Ebbene, lì c'è una galassia di grandi verità. Perfilando la carrera del Mesías. Stanno già dandoci il profilo della carriera del Messia. La identidad del Mesías. L'identità del Messia. Y el programa del Mesías. E il programma del Messia. Yo tengo un yerno, termino ahora. Io ho un genero. Per terminare, que viaja mucho en sus negocios. Que viaja molto per i suoi affari. Y no hace mucho tiempo estuvo en Israel. E non molto tempo fa è stato in Israele. Y llega al aeropuerto de Tel Aviv. E arrivò un giorno all'aeroporto di Tel Aviv. Y sale con su equipaje. E sale con i suoi bagagli. Y por aduanas. E passa per la dogana. Al sitio donde el vestíbulo. Donde hay no solamente la gente esperando, dove c'è la gente che aspetta, pero hay los bancos y las oficinas aéreas y 50.000 cosas. Le banche, ci sono las oficinas degli aerei, para alquilar coches, per affittare para reservar hoteles y todo eso. Hotel. Y había una mesa. E c'era una tavola. Con unos jóvenes detrás con alcuni giovani y unos panfletos folletos y tenían una señal encima, una pancarta encima c'era un segnale, que decía el judaísmo con una sonrisa. C'era il giudaismo con un sorriso. C'era una. Y entonces había unos jóvenes allí, guapos. E allora c'era qualche giovane lì.
con una sonrisa, con un gran sorriso, tratando de dar una buena imagen, cercando di dare una buona impressione. Y cuando pasó mi yerno, e quando passò il mio genero, che por sus facciones físicas podría ser tomado como judío, e che per la sua forma della faccia potrebbe essere preso per un giudeo, uno de estos jóvenes, uno di questi giovani, con una sonrisa de oreja a oreja, con un sorriso che andava da una orecchia all'altra, dice: hola, tengo algo para ti. Oh, dice, io ho qualcosa per te. Y le estaba alcanzando el folleto. Un foglietto. Y después quedó en medio camino. E dopo si fermò a mezza strada. Y dice, porque tú serás judío, ¿no? Tú sei certamente un giudeo, ¿no? Y él dijo: no, yo no soy judío. Yo no soy judío. Y entonces retiró la mano y dijo: entonces no tengo nada para ti. Allora ritira la mano, dice: allora non ho niente per te. Y entonces mi yerno, que se llama Carlos, es allora, español. Mio genero, que es español, si chiama Carlo, dijo: esto es el problema con ustedes. Questo è il problema con voi. Ustedes tenían tanto para nosotros los gentiles. Voi avevate tanto per noi gentili. El mensaje de salvación para un mundo perdido. Avevate il messaggio di salvezza per un mondo perduto. Y para todos los dilemas y miserias de este pobre planeta Tierra. E per il todos los dilemas y per miserias. Tutti i dilemma di questa povera terra. Y miserias de este. E miseria di questo mondo. Un glorioso Mesías. Un glorioso Mesías. Que va a venir para resolverlo todo. Que debe venir para resolver tutti i problemi. Y ahora que vino. E ora che è venuto. Y ustedes lo rechazaron. Voi l'avete rifiutato. Ya no tienen nada que darnos. No ha più nulla da darci. Y esto es su desgracia. E questa è la vostra disgrazia. Porque ¿qué tienen ahora? Perché cosa volete adesso? Una religione. Que dice. El rabino tal dice esto. Il rabbino tale dice questo. Y el rabino cual dice l'altro. Y el otro rabino dice tal. Un altro dice un'altra cosa. Y vamos a cantar alguna. Andiamo a cantare qualche. Rutina, religión. Una routine. Religión. Religione. Hemos de ser buenos. Pues dobbiamo essere buoni. Ayudarnos mutuamente. Dobbiamo aiutarci gli uni gli altri. Y ningún mensaje para este desgraciado mundo. Ma non avete nessun messaggio per questo mondo disgraziato. Que no sabe por dónde ir. E non sanno da che parte andare. De verdad que usted ha dicho. È verità che voi avete detto. No tengo nada que darle. Non ho nulla da dare. Pero yo sí que tengo algo. Pero, sí, yo ho qualcosa da dare. Y sacó de su bolsillo un Evangelio de Juan o algo de eso. Trasse fuori dalla sua tasca un Evangelio di Juan. Tenga, yo un gentil. Io, prendi, io che sono un gentile. Que he creído que Jesús es el Mesías. Che ho creduto che Gesù Cristo è il Messia. Tengo la respuesta para este pobre mundo. Ho la que usted risposta no per tiene. Questo povero mondo. Yo tengo algo que darle. O da darle qualche cosa. El hombre no quería recibirlo. E quell'uomo non voleva ricevere questo. Como se iba a quedar polucionado tocándolo. Aveva paura di contaminarsi toccando. Pero creo que después, hablando más, por fin lo aceptó. E alla fine, parlando ancora di più, alla fine lo accettò. Queridos hermanos y hermanas. Miei cari fratelli e sorelle. No tenemos nada de avergonzarnos. Non dobbiamo vergognarci di nulla. El Cristo nuestro. Il nostro Cristo Salvatore es ese glorioso Mesías. È questo glorioso Mesías. Y viene con toda esta carga profética después detrás de él. E viene con tutta questa carica di profezie che sono dietro. Él que tiene la respuesta para los problemas de este mundo. È lui che ha la risposta per i problemi di questo mondo. Pero comienza con el individuo. Ma comincia con l'individuo. Porque si el individuo no se convierte. Perché se l'individuo non si converte. Nunca tendremos un mundo mejor. Non avremo mai un mondo migliore. Y el Señor comienza con cada individuo. El Signore comincia con ogni individuo. Y la aceptación de Jesús. E l'accettazione del Signore como Gesù, Mesías y Salvador. Come Messia e Salvatore. Tiene que ser una cosa personal. Deve essere una cosa personal. ¿Hay alguien aquí esta noche? C'è qualcuno qui stasera? Que todavía no ha dicho. Che non ha ancora detto. Tú eres el Cristo. Tú sei il Cristo. El Mesías. Il Messia. El Hijo del Dios viviente. Il Figlio del Dio vivente. Señor mío. Señor mío. Y Dios mío. Dio mio. Que el Señor los bendiga. El Señor vi benedica. Amén.